Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenze, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi, come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenze con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70€. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Ma noi siamo la piccola opposizione che c'è rispetto alla opposizione con la O maiuscola ufficiale, che però non c'è. È incredibile, è qualcosa che va al di là della fenomenologia di destra e di sinistra. Nemmeno Lukashenko o Putin hanno un'anzianità di potere, di sistema di potere, al di là della persona, che succede a Imperia. Aveva promesso Claudio Scajola di chiudere la propria carriera politica facendo il sindaco di Imperia, invece adesso si ricandida, candidato unico, non è nemmeno del tutto colpa sua, perché se l'opposizione non c'è, è candidato unico alla provincia, alla presidenza della provincia, e poi per ultimare il mandato di presidente dovrà quindi ricandidarsi a sindaco, e così per omnia secola seculorum. Quelli che erano i suoi avversari politici alle comunali del 2018 e alle regionali del 2020 sono diventati suoi alleati. Ricordiamoci che nel 2018 aveva vinto al ballottaggio non centrodestra contro centrosinistra, ma centrodestra contro centrodestra, anche se era un centrodestra di Lanteri. Credo che Caltagirone, Scajola e Lanteri su quell'elicottero sopra il porto di Imperia ci fossero tutti e tre. Scajola non è soltanto quello condannato a 2 anni per il caso Matacena, in cui lui dice che gli piaceva la moglie, ma in realtà la conoscenza fra di loro è ben precedente. Quando Amedeo Matacena, acclarato mafioso latitante a Dubai, lui sì, lui è condannato in 3 gradi di giudizio, faceva il parlamentare eletto in Calabria e quindi anche referente di Forza Italia in Calabria, Claudio Scajola era il coordinatore nazionale di Forza Italia, quindi la loro conoscenza e frequentazione o legame o vincolo, che dir si voglia, era precedente. Ma Claudio Scajola, questa contiguità con questi territori oscuri sono non solo recenti, caso Matacena, ma anche molto antichi. Lui è stato sindaco negli anni 80, negli anni 90. Negli anni 80 fu pesantemente coinvolto nello scandalo del Casinò di Sanremo, quando delle società prestanome, Flowers Paradise del Conte Borletti e società Incremento Turistico, il terzo competitor erano i croupier che volevano autogestire autonomamente Aumaum. Comunque Gianni Giuliano, presidente della provincia, e Claudio Scajola, sindaco, andarono in Svizzera, le fonti sono l'archivio storico della stampa, andarono in Svizzera perché dovevano essere i garanti, i notai, i testimoni dell'accordo fra le due cosche mafiose. Una aveva vinto, l'altra aveva perso. Quella che aveva perso era disposta a rilanciare di un numero incredibile di miliardi. Allora anche i più scettici hanno capito che di fronte a questa enorme disponibilità di denaro, che dietro c'era la mafia. La mafia voleva legittimamente, dal suo punto di vista, impadronirsi del Casinò di Sanremo. La gestione da pubblica era diventata privata perché per fare un centro di riciclaggio. Però la Svizzera non concesse la rogatoria e quindi Gianni Giuliano scappò travestito, rimase nascosto non si sa dove, e invece Scajola fu arrestato, ma siccome la Svizzera non concesse la rogatoria l'ha sfangata anche quella volta. Io so che i radicali sono garantisti, siamo garantisti ma non siamo ciecati, cioè di fronte a certe cose garantisti ma non fessi, garantisti ma non ciechi. Oggi qui incontro a Imperia dei radicali italiani e del gruppo delle Faccio della provincia, un incontro per denunciare anche un po' i meccanismi della politica imperiese in vista delle provinciali.
Ma intanto una cosa sulle province: noi abbiamo una situazione nella quale le province le volevamo abolire, ma non le abbiamo abolite. I cittadini non possono più scegliere direttamente i loro rappresentanti e la scelta è delegata ad elezioni di secondo livello. Questo è un problema ovviamente nazionale. Nel caso di Imperia, noi siamo qua per dire che troviamo assolutamente incredibile, ma letteralmente incredibile, che nel 2021 si dica che per voltare pagina, quindi per cambiare, occorra eleggere Scajola a presidente della provincia. Questo è veramente, certo, se vogliamo dirlo, è un voltare pagina, solo che invece di voltare le pagine della storia verso avanti, stiamo voltando le pagine della storia indietro. Lasciando perdere chi è Scajola e le questioni giudiziarie, perché noi siamo garantisti con lui fino all'ultimo o il primo dei cittadini italiani, ma oggi Scajola rappresenta un sistema di potere che con l'elezione presidente della provincia si stabilizza e si consolida, e con il fatto che fra 2 anni Scajola, per non decadere da presidente della provincia, dovrà di nuovo essere candidato e magari eletto a sindaco. Questa è una modalità dal nostro punto di vista inaccettabile, e anche questo lo vogliamo sottolineare, il fatto che non ci sia un'alternativa, cioè che non ci sia una possibilità alternativa oggi, è qualcosa che va a danno anche delle opposizioni che non sono riuscite a mettere sul tavolo qualcosa di alternativo ad un passato che continua a non voler passare. Ecco, quindi avete intenzione di mettere in atto qualche azione, qualche manifestazione? Cosa avete intenzione di fare? Ma l'intenzione intanto è di far crescere a livello nazionale il caso Imperia, perché il caso Imperia con la candidatura di Scajola non può rimanere chiusa dentro i confini della provincia di Imperia, ma deve avere una valenza informativa a livello nazionale, perché crediamo che è utile far conoscere ai cittadini italiani che una persona come Scajola, che ha ricoperto ruoli importantissimi nel nostro paese, per molti, almeno personalmente per quanto mi riguarda, in modo non certo positivo e limpido, credo che oggi sia un danno per la provincia di Imperia e per gli italiani che lui prosegua questa operazione dopo aver detto lui stesso che si sarebbe ritirato dalla politica. È qualcosa che noi faremo e cercheremo di portare a livello nazionale. Non so se ci riusciremo, ma certamente questa iniziativa che facciamo qua in piazza è la prima che faremo da qui al 18 di dicembre, data ultima per il voto all'elezione del presidente della provincia. Come giudica il fatto che prima c'era un candidato, il sindaco Biancheri di Sanremo, e adesso nessun altro? Come mai ci sono opposizioni? Francamente non lo so, cioè l'unica spiegazione che mi viene è che tutto questo sia nell'ambito di un sistema di potere, ancorché legale, che è negativo, perché la democrazia funziona quando ci sono pesi e contrappesi, funziona quando ci sono maggioranze e opposizioni, funziona quando ci sono persone diverse che si candidano e che offrono alla cittadinanza alternative che possono essere scelte. Il fatto che una persona come Scajola sia l'unico candidato è qualcosa che va contro qualsiasi principio democratico. E il danno è per tutti, e le colpe non sono solo di chi sostiene Scajola. Tra l'altro, anche questo ci tengo a dirlo, chi oggi sostiene Scajola 3 anni fa lo accusava e faceva dichiarazioni di fuoco contro Scajola candidato sindaco. Oggi sembra tutto passato, ci raccontano che è il miglior centravanti possibile, ma come sappiamo tutti i centravanti a un certo punto si ritirano per limiti d'età, e Scajola è ora che lo faccia.